Smart Mobility Alliance, questo è il titolo di un convegno che si è tenuto in Regione Lombardia, in Sala Biagi, una giornata dedicata all'approfondimento soprattutto e alla comprensione di quella che è lo stato attuale, soprattutto della mobilità elettrica e dello sviluppo e della rigenerazione urbana sul territorio lombardo, ma non solo lombardo naturalmente, e rispetto al tema dell'energia, su cui sappiamo ci sono moltissime dinamiche politiche in corso naturalmente, ma dove c'è anche un processo di trasformazione culturale e sociale. Vi faccio sentire, rispetto alla giornata odierna, innanzitutto il contributo che viene dalle istituzioni, dall'onorevole Osnato di Fratelli d'Italia e dall'assessore Lucente della Regione Lombardia. Da Rimini, il treno facoltati, però non regionale, stavolta l'assessore Lucente non c'entra, però allo stesso tempo traggo spunto da questa incidente oggi, ho potuto andare e tornare in mattinata da Rimini dove c'era un importante convegno al quale possiamo partecipare, potendo nel frattempo lavorare, potendo fare le mie mail, le mie telefonate, tutto quanto da un comodissimo treno. Quindi questo credo possa essere un esempio di come insomma la mobility può essere smart, insomma, e come insomma anche l'interconnessione, la connessione, la possibilità insomma di collegarsi, di collegare fisicamente e virtualmente le persone, le cose, le città, insomma, sia molto opportuno. E credo che sia uno sforzo che in Lombardia si stia facendo in modo importante, si sta facendo anche rispetto insomma ai tanti investimenti che in questo momento anche grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si possono ipotizzare. Il convegno a cui ha partecipato stamattina era proprio sul tema della digitalizzazione, della informatizzazione, della possibilità appunto di professionalizzare ulteriormente quegli operatori. E quel tema oggi credo che insomma questo possa essere trasposto anche sul tema della mobilità. Uno degli obiettivi fondamentali è la digitalizzazione della bigliettazione. Avere la possibilità di salire su un treno, su un autobus, fare un determinato percorso e sapere che il titolo di viaggio ce l'ho nel mio telefonino e pago quello che è il tratto per il quale ho avuto la prestazione di servizio. Quindi quello è uno degli obiettivi più importanti che la Regione si è posta, lo vedremo tra qualche anno perché non è detta molto facile, realizzarla è un pochino più complessa, però è un obiettivo che abbiamo e ci lavoriamo su. Vi faccio invece ascoltare adesso un panel con Gabriele Tuccillo, CEO di Atlante Italia, e infine Giovanni Brianza, Chief Officer Edison Next. Anch'essi si sono naturalmente cimentati nella definizione e nella articolata rappresentazione di quelli che sono i progressi che sta naturalmente facendo in questo momento soprattutto lo sviluppo delle smart city nelle nostre città e del smart mobility in modo particolare, guardando al futuro. Vediamo il contributo. Ma diciamo, portando soluzioni valide sul mercato per la ricarica, questo è infrastruttura. Discorso diverso è quanto il mercato della veicoli può seguire in una fase in cui ogni incertezza dal punto di vista degli incentivi o di altre politiche rischia di rallentare o comunque di pregiudicare, se vogliamo, un momento un po' critico sul tema della mobilità. Poi come Next non ci limitiamo all'elettrico, forse siamo uno dei pochi operatori che oltre all'elettrico sviluppa anche altre forme di mobilità, quindi sia gas liquefatto sia idrogeno. Abbiamo diversi progetti di sviluppo, ne cito giusto uno, l'istruzione di una barriera, ne cito uno sull'idrogeno per lo sviluppo di una stazione di rifornimento verso l'aeroporto di Malpensa, che servirà ovviamente per trasporti non aerei, ma per trasporti pesanti comunque per mobilitare veicoli all'interno dell'aeroportuale. Chi vincerà tra le diverse forme di combustibili, quanto conviveranno le diverse forme di trazione, questo ce lo dirà il mercato. Però diciamo, siamo certamente presenti su vettori e laddove le amministrazioni hanno bisogno di un sviluppo, come dire, che non sia monotematico ma questo posto su più vettori, certamente abbiamo un'interlocuzione molto stretta. Ricordiamo
sostanzialmente che abbiamo costituito. Velocemente, che cos'è Atlante? Atlante è un charge point operator, in cui noi investiamo e gestiamo in una rete, in un network di ricarica per acque elettriche aperte al pubblico. L'altra parte se lo operiamo in Italia fa che ad oggi, un attimo, dal punto di vista mercato, oggi l'infrastruttura, come diceva lei, l'infrastruttura di punti di ricarica, soprattutto in Lombardia, in generale in Italia, è abbastanza avanzata rispetto alla penetrazione di auto elettriche. Ci sono circa, datemi tu se, ci sono circa 50.000 punti di ricarica pubblici in Italia e circa 26 punti ogni 1.000 auto elettriche. Se andiamo in paesi dove la penetrazione è enormemente più alta, in Italia sono penetrazioni circa il 3% sulle nuove vendite. In Norvegia siamo circa 90, lì ci sono 11 punti ogni 1.000 auto, quindi vuol dire che gli operatori privati come Atlante, come Diciardi, come Nelson Nest, hanno investito tantissimo in questa infrastruttura, il mercato della penetrazione elettrica ancora non sta seguendo. Non sta seguendo per una serie di motivi come, diciamo, sicuramente la problematica incentivi. Perché ad oggi che cosa è successo? Ad oggi l'Italia, diciamo, è uno dei paesi che ha investito meno per stimolare la penetrazione di auto elettriche, cose che invece hanno fatto molti paesi, diciamo, sicuramente del nord Europa, ma anche del centro Europa. Ad oggi la Francia ha una penetrazione elettrica del 16%, la Germania del 20%, l'Italia sono circa 3%. Perché ci tengo a precisare che l'auto elettrica ad oggi, e ritorno anche sull'approccio tecnologico, che provato alla domanda, vedremo altre specificità di questo. Ad oggi chi approccia l'auto elettrica fa sostanzialmente una scelta sostenibile, e la scelta sostenibile è a beneficio della comunità, della collettività, e quindi è fondamentale che ci sia, che il costo non ricada esclusivamente sulla collettività, essendo una nuova tecnologia. Per quanto riguarda la nostra esperienza, noi ad oggi in Italia abbiamo circa 1.000 punti di ricarica online, quindi aperti al pubblico, e altri 2.000 tra costruzione e in attesa di connessione del distributore elettrico. La metà è Lombardia, quindi sostanzialmente noi nasciamo a Milano e siamo molto presenti a Milano. E volendo parlare di soluzioni innovative, noi a Milano siamo, Milano in generale anche diciamo, nel nord Italia siamo molto presenti, noi abbiamo un approccio molto tecnologico che lega non solo infrastruttura di ricarica ma anche stoccaggio di energia, produzione di energia in loco, il possibile, quindi con pannello fotovoltaico, e cerchiamo di lavorare tantissimo sulla user experience, migliorando appunto l'approccio al cliente che deve quanto più essere vicino a quello che il cliente è abituato prima da 100 anni, cioè il rifornimento di evento termico. Ospite a sorpresa anche il presidente di FNM Ferrovie Nord Milano, Andrea Civelli, che peraltro è stato proprio recentemente rinnovato, anche se non è stata ancora ufficializzata la sua seconda nomina alla presidenza, che ha portato un altro interessante contributo al dibattito che si è tenuto nella sala viaggi della Regione Lombardia. Sentiamo cosa ha detto. Cosa accade? Che questa superciclabile è un'infrastruttura dedicata alla mobilità, non è in concorrenza con l'automobile, è integrata con il treno. Tutte le aree attorno a questo percorso, che non sono 10 comuni, ma oggi mi pare che siano 23 comuni, per un totale di 250.000 ettari di popolazione interessata, verranno piantati alberi nelle ex zoning ferroviarie e non per costruire una foresta lineare di 54 km dal centro di Milano fino all'aeroporto di Malpensa. Quattro grandi progetti di architettura a Busto Arsizio, che è qui distante dal centro di Milano e dall'Università dell'Insubria, per creare le condizioni di avere affitti a pochi minuti da Milano in termini più accettabili rispetto al mercato, che ovviamente come FNM non possiamo controllare. Saronno, recupero di una parte importante del centro storico che viene restituito alla città, e ha attivato un progetto di riqualificazione dell'ex Isotta Fraschini di quasi 200.000 metri quadrati grazie all'effetto leva, diciamo, di questo investimento pubblico su Saronno. Entriamo dentro a Milano, 24 ettari con l'unità di matita di Renzo Piano all'interno di Reinventing City del progetto La Goccia del Politecnico, dove ci sarà la sede di FNM, di Trenord e la riqualificazione della stazione di Bovisa integrata nel parco della periferia urbana
di Milano di 24 ore settari, e ci auguriamo, da notizie di stampa, che anche la stazione di Villa Pizzone FS entri in questo grande progetto, fino ad arrivare all'ultimo, che è il quarto grande progetto. L'unità di matita è di Stefano Boeri, come ha descritto l'intervento di Nud, consente di unire una frattura urbana che va da Cadorna fino a Pagano per unire due parti di città ed estendere il parco del Sempione. L'abbiamo chiamato Fabbrica dell'Ossigeno perché, oltre ad estendere il parco con verde naturale, ci sarà una sperimentazione che è all'interno della proposta progettuale depositata delle cosiddette foreste invisibili, cioè l'uso della tecnologia per depurare l'aria attraverso foreste naturali e foreste sintetiche, che però hanno un potenziale dal punto di vista tecnologico enorme. Carlos Moreno, che è uno dei più grandi urbanisti, chiudo, del mondo, che insegna a Sorbona, in un'intervista fatta fare da Nud, l'ha definito a Milano e Lombardia uno dei progetti di rigenerazione urbana più grandi d'Europa e del mondo, proprio qui a casa nostra, con gli investimenti di Regione Lombardia e del PNRR. Grazie davvero, Presidente, ho fatto bene a chiamarlo perché ci ha eliminato il sonno che lo si realizza. Tra i diversi tavoli che si sono alternati, naturalmente per rappresentare quella che è la condizione attuale della Smart Mobility, c'è stato un tavolo particolarmente interessante, soluzioni urbane innovative. Tra coloro i quali erano seduti al tavolo c'era Pasquale Sessa, che è il presidente dei giovani di Confindustria, quindi Francesco Lamberti, invece CEO di Atlante Italia, Sandro Bagatti, presidente Inti Rete Italia, e infine anche Giovanni Moratti. Andiamo a sentire il loro contributo. Oggi posso dire questo, che come contributo, come imprenditore, come industriali, noi oggi secondo me siamo in un punto di svolta, che più che parlare se una tecnologia rispetto ad un'altra, oggi secondo me è arrivato il momento di parlare di quello che è investire in queste tecnologie, quindi creare delle filiere bene. Se abbiamo compreso che l'automotive oggi sta avendo un cambiamento, sta avendo un passo, diciamo come si utilizza in quello che è nel genere dei giovani imprenditori, un passaggio generazionale, lo posso mutuare in quello che è un passaggio generazionale di quelle che sono della tecnologia. Ecco perché su quello che è soprattutto in questo speech, credo che la parte di tecnologia è la parte fondamentale, è la parte dove è il fulcro di quello che poi sarà i prossimi anni, i prossimi periodi, come saranno caratterizzati da quello che le nostre aziende, se coglieranno veramente la sfida e quindi l'occasione giusta e l'opportunità per insediarsi in quello che è il contesto normativo, ma soprattutto nel contesto imprenditoriale. Sicuramente quello nazionale, si parlava prima di punti di ricarica, si parla di macchine. Io credo che noi siamo ancora in una fase embrionale. Oggi abbiamo delle auto che hanno un'autonomia non sufficiente come tutte quelle che hanno che sono di altro genere di combustibile. Sappiamo bene che altre, soprattutto con la parte elettrica, la parte dell'idrogeno è ancora, siamo ancora in una fase embrionale per motivi normativi di quella di distribuzione e di produzione. Quindi anche se si sta facendo molto, soprattutto nella parte treni, parte autobus, invece sulla parte privata un po' meno. E tante altre tipologie, anche altre tecnologie. Noi quindi oggi da giovane imprenditore sicuramente credo che ci auspichiamo di cogliere queste nuove opportunità, soprattutto in un governo che ci possa dare delle opportunità di fare investimenti e quindi far capire oggi in un'Italia che è variegata, come si sentiva prima, è variegata, e quindi cogliere le occasioni. Se sento che c'è la possibilità che alcuni siti di produzione di automobili possono essere chiusi in tutta Italia, cogliamo l'opportunità a questo punto di investire in quello che è la produzione della parte elettrica, di alcune componentistiche della parte di idrogeno o di altra natura. Come Atlante Italia noi siamo operatori di servizi di
carica, quindi mi piaceva portare un po' l'esperienza di come la tecnologia supporta e potrà supportare ancora di più in futuro il nostro business relativo ai servizi per la ricarica dei veicoli elettrici. Si è parlato tanto di digitalizzazione e su questo mi piace evidenziare come il mercato della mobilità elettrica nasce digitale. Noi siamo un vero infrastrutturale, quindi installiamo infrastrutture di ricarica in tutta Italia, sia in zone urbane che extraurbane, ma ogni stazione di ricarica è connessa attraverso delle piattaforme digitali con i nostri sistemi. Quindi noi siamo in grado di non solo ricevere in realtà in tutti i dati sulle stazioni relativamente all'utilizzo degli utenti, all'utilizzo dell'energia, ma anche in grado poi di analizzarli, di utilizzarli e di fornire di anno in anno un servizio che sia sempre più efficace e allineato con quello che i clienti si aspettano. Questo naturalmente semplifica anche la possibilità di interconnettersi con altri vettori di mobilità. Ad esempio in Regione Lombardia noi già stiamo lavorando con la piattaforma E015 per condividere dati e per riuscirci ad integrare oggi e in futuro con quelli che potrebbero essere servizi di mobilità interconnessa, fornire dati e cercare di capire come la mobilità, in senso più lato, possa evolvere e possa essere ottimizzata. Noi siamo una rete di imprese che sviluppa progetti di efficienza di risparmio energetico, oltre che realizzazione di impianti per la produzione di energia a fonti rinnovabili, una decina di aziende che lavora su tutta Italia e siamo uno dei partner tecnici di Eni Plenitude, una della branchia che, come diceva il collega, per quanto riguarda appunto gli impianti rinnovabili. Io vorrei soffermarmi su un particolare che non è tanto la tecnologia, ma soprattutto come essere in grado di gestire la tecnologia, le figure professionali che in questo momento mancano. Noi parliamo di tecnologia, di smart mobility, di sostenibilità, ma spesso e volentieri vengono a mancare le figure, tra cui quello del mobility manager, che spesso e volentieri le aziende, anzi dovrebbe essere una figura obbligatoria a partire dal giugno, dal maggio 2021, questa figura spesso e volentieri dovrebbe essere presente sia nelle pubbliche amministrazioni ma anche nelle aziende, perché c'è bisogno di integrare queste, far capire come dialogare queste tecnologie, se no si rischia di andare un condono in spasso. Noi lavoriamo prevalentemente con le aziende, la signora Pasquale ci ha conosciuto all'interno di Confindustria e le aziende con cui noi collaboriamo spesso e volentieri si sentono un po', passatemi una parola, perse, perché tutta questa tecnologia non sono in grado di gestirle, perché mancano appunto queste figure professionali che siano in grado di interagire con le varie tecnologie. Soprattutto ci dovrebbe essere l'obbligo, il famoso obbligo di istituire il piano spostamento casa lavoro sia per le aziende, sia per le pubbliche amministrazioni, sia per le scuole. E noi vediamo che non è solo un problema di tecnologia, ma appunto un problema di mancanza di cultura, ma soprattutto di figure professionali che siano in grado di far dialogare queste tecnologie.